Oggi ci troviamo a Bovolenta, in provincia di Padova, per raccontarvi la storia della famiglia Belluco e della Belluco Farm. L'azienda ospita 3.500 tori con ben 500 ettari di terreno lavorato. Ma ora lasciamo la parola alla famiglia Belluco e alla loro straordinaria storia. Siamo un'azienda che produce carne bovina e in più abbiamo anche una piccola parte che facciamo lo svezzamento dei vitelli. Abbiamo 3.500 tori e lavoriamo circa 500 ettari. L'azienda è nata nel 1962 con mio padre e mio zio. Dopo ci siamo inseriti noi tra gli anni 70-80. Mio padre aveva i 10 ettari con pochi capi di bestiame. Noi, tutti in questi anni, poi alla volta siamo arrivati a 3.000 capi di bestiame e circa 500 ettari di terreno. Beh, avere i figli in azienda è una cosa importantissima, perché sennò è quasi impossibile avere un'azienda di queste dimensioni non avendo tutti i familiari dentro inseriti in azienda. Principalmente abbiamo due filiere, filiera italiana e filiera francese. Forniamo principalmente la Coop, il supermercato Coop. Nella nostra azienda puntiamo molto al benessere animale, anche perché è anche a favore nostro se l'animale sta bene. Una delle cose principali è l'impianto di ventilazione che ce l'abbiamo in tutte le stalle, perché è una cosa fantastica d'estate quando fuori ci sono questi 30-40 gradi. Anche l'alimentazione puntiamo molto alla qualità, perché i nostri animali mangiano solo soia, mais e fieno. Essere donne in agricoltura non è proprio una cosa così semplice, perché c'è ancora abbastanza la predominanza maschile in generale. Però comunque con l'andare degli anni vedi la differenza anche solo andando in giro a qualche riunione, a qualche corso, che c'è molto più la presenza femminile rispetto a anni passati. Ciao a tutti, sono Marco Belluco dell'azienda agricola Belluco. La mia esperienza social è partita diversi anni fa con Facebook. Mi piaceva e tuttora mi piace fare le foto di quello che faccio, delle macchine che abbiamo e tutte queste cose qua. C'è molta interazione con le persone, cioè io faccio vedere quello che faccio e loro mi chiedono molto spesso come faccio a fare quella cosa là. Non ci conosciamo, ma è come che se ci conoscessimo da una vita, perché dopo un paio di messaggi iniziamo già a darci: uè amico, uè cavallo, uè boss. Non è solo il bello di avere il numero, ma il bello della gente, di come ti risponde, che è la cosa più bella, penso. Un giorno, tra i tanti messaggi che ricevo sempre su Instagram, mi è arrivato un messaggio dalla Merlo. Dopo un incontro, prima nella loro sede, poi in Merlo S.p.A., abbiamo deciso di iniziare una collaborazione per far vedere il vero lavoro delle nostre macchine in un'azienda agricola di un certo livello. Se dobbiamo svolgere in azienda, avendo 3.500 tori, dobbiamo svolgere varie mansioni, che è quella di pulire le stalle, preparare cibo appunto per dare da mangiare ai nostri animali, caricare il biogas per produrre l'energia che ci serve per mandare avanti l'azienda, e in più dobbiamo fare le lavorazioni in base alla stagione nei campi che abbiamo. Per svolgere tutte queste mansioni quotidiane in Belluco Farm abbiamo bisogno di una macchina che sia robusta, compatta, prestante, semplice da usare e molto maneggevole. Insieme ai tecnici del Merlo abbiamo individuato il Turbo Farm 65.9, infatti vediamo che si sta confermando a pieni voti. Ci siamo resi conto che è una macchina molto maneggevole, cioè sembra veramente di essere sopra una bicicletta, bensì sia grande, potente, grossa, robusta, ma veramente è super maneggevole da muoversi in azienda. Scarichiamo qualsiasi tipo di camion, che sia dal bancale ai camion appunto che trasportano i cereali. Siamo ad arrivare fino a 9 metri di altezza, che ci serve, lo usiamo per trasportare pezzi in giro per l'azienda.
passiamo da avere la benna dei cereali . Abbiamo una benna che è dedicata solo per il letame. La cabina sospesa è un sogno perché non ce l'avevamo mai avuta in un telescopico e ora ce l'abbiamo, e non sembra appunto di essere sopra un telescopico, perché sei abituato a sentire tutti gli spostamenti, le pavimentazioni, qualsiasi buca la senti, ti sposti destra e sinistra, con il Merlo viaggi sempre in prima classe, tipo. Il braccio sospeso è una figata, perché se anche hai un carico e sei su un pavimento che è sconnesso, il carico non lo perdi perché viene ammortizzato, viene attutito dai colpi. Il cambio a variazione continua è un'altra bomba, perché è sempre lì pronto, sta aspettando che le dai l'impulso avanti e indietro, e lui tacca lì che ti sta aspettando. Velocissimo, non perde mai un colpo, anche se sei un po' più allegro, gli puoi dare l'inversione della retromarcia o dell'avanzamento e lui ti dice ok, facciamolo.